Io vorrei presentare il nostro ospite, perché mi ha raggiunto e lo ringrazio davvero di cuore. Giovanni Buscema, grazie per essere qui. Un po' tu mi stai imbarazzando, perché sei venuto... Cioè, in realtà il giornalista dovresti farlo tu. Scusate, possiamo inquadrarlo a mezzo busto? Guardate un po', ragazzi. Grazie intanto del complimento. Io sono onesto intellettualmente, ma devo essere sincero, perché insomma sei fantastico, davvero. Grazie. Intanto, no, a parte adesso le battute, io volevo ringraziarti a nome del... diciamo del mio editore, a nome personale, a nome di Esperia, perché anche grazie al tuo contributo noi siamo riusciti a mettere su questo progetto editoriale in vista appunto del 31 dicembre, per cui davvero insomma evidentemente credevate anche in questa potenzialità, Giovanni. Intanto voglio partire ringraziando la famiglia di Esperia, in particolar modo Michele Palermo, che ci lega una profonda e lunga amicizia, e quando si è presentata poi l'occasione all'interno di questo contesto, se mi permettete di dire, meraviglioso in questi giorni che accompagna la città di Crotone, no? Con gli eventi legati al Capodanno, ecco, gli altri eventi minori che sono il Wineland, e questo qua, che devo dire la verità, l'ho seguito anche in questi giorni e vi devo fare veramente i complimenti. E non ho potuto dire di no eventualmente a Michele, perché insomma è un'occasione importante per noi tutti. Vedere soprattutto anche in questi giorni, ecco, i volti delle persone, i visi allegri, insomma, in questo periodo di festività, accompagnarlo anche insomma con un po' di allegria, di intrattenimento, ecco, e quindi di nuovo anche complimenti a voi. Che anno è stato per l'azienda Buscema questo 2023? Questo 2023 è stato molto proficuo, intenso, soggetto, come ben sappiamo, a tanti cambiamenti, no? Gli scenari economici ci hanno imposto, ecco, tante difficoltà legate soprattutto alle variazioni di, sappiamo, energia, materie prime, prezzi, e non è stato facile, ma nonostante tutto ciò, ecco, perché io rappresento innanzitutto anche la nostra famiglia, siamo più soci, mio fratello, mia sorella, Adriano, Silvana, Pino, Rino e tutti i miei cugini. Intanto è una storia lunga comunque la nostra, al di là di questo 2023 che posso considerare un anno buono, ma veramente buono considerando il contesto economico generale, ma ne possiamo andare più che orgogliosi e fieri all'interno poi di un territorio come il nostro, soprattutto qui in sud della Calabria, che ci accompagnano tanti gap, sappiamo, logistici, infrastrutturali e quant'altro. Giovanni, per quei pochi che non sapessero, intanto passano delle immagini che spiegano bene che cosa è Buscema, ma possiamo dire a quelli che non dovessero saperlo che cos'è Buscema e che cosa offre Buscema? Buscema intanto è una storia che nasce 73 anni fa, fondata da mio nonno. Mi piace soprattutto oggi in questo contesto e soprattutto in diretta, ecco, far sapere alla gente da dove siamo nati, dove è partita la nostra storia, in un piccolo sobborgo qua di San Pietro negli anni 50, e fino a qualche anno fa soprattutto siamo stati presenti ben tre generazioni, quindi fondatore, ecco, anche i miei zii con mio padre, che purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno ma è sempre presente con noi, e adesso ancora noi, io, mio fratello, mia sorella, i nostri cugini, siamo alla terza generazione, quindi è una lunga storia fatta di duro lavoro, di sacrificio, ma soprattutto di valori, i valori che ci hanno sempre contraddistinto in campo economico, e questo è uno dei motivi che ci porta, ecco, ad essere ancora presenti sul mercato. Ma la cosa più, ecco, significativa per noi, questa trasmissione di valori, ecco, per noi l'azienda non è solo un complesso di beni e persone organizzate per un fine economico, ma c'è di più. La nostra storia è accompagnata dalla storia di tante famiglie, di tutti i nostri collaboratori, che qualcuno questa sera, qualcuno è presente, qualcuno no purtroppo per vari motivi, ma li saluto tutti quanti, perché insieme a noi loro sono la parte fondamentale, ecco, la parte di valore aggiunto. L'energia che spinge questa azienda. Allora, perché non andiamo ad incrociarli, se sei d'accordo? Perché noi dovremmo avere la camera in Piazza della Resistenza, insieme credo a Enzo Saporito. No, dovremmo incrociare, perché insomma, Giovanni ci ha informati, in giro ci sono un po' di collaboratori, fra l'altro ci sono pezzi di società, perché parlava della sorella, sì, di padre, sì, del fratello. Fratello, allora alzate la mano i Buscema, alzate la mano i Buscema, Enzo,
Eccola. Alzano tutti la mano, sono 50 tutti con la mano alzata, no? Allora, mi ha beccato uno, guarda. Allora, io sono Francesco, il fratello di Giovanni. Mazza, gli somiglia, però vedi come lui è fly, non è vestito con Giovanni. Sì, sì, no, 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 il vero giornalista è Giovanni Buscema, d'altronde è nello studio, quindi. Ma guarda, secondo me io lo vedrei bene al posto tuo, Giovanni. Ma gliel'ho già detto, insomma, se vuole io mi metto da parte, insomma, tranquillamente. Il problema è che poi dovrei andare a sostituire lui da Buscema e non so se poi potrei raggiungere effettivamente gli stessi risultati. Diciamo che rimaniamo, ovviamente. Restiamo dove siamo, è molto meglio, molto meglio. Allora, tu sei il fratello piccolo, grande? No, io sono il fratello maggiore. Ah, il primo genio è lui, capisci? Sì, proprio il genio. Sì. No, il genio veramente è lui. Salvatore, un altro del team che è arrivato. Salvatore, vieni qua, Salvatore, vieni qua. Enzo, perdonami. È andato via, è laggiù. Ok. Allora, ma com'è tuo fratello lì al lavoro? Mi dicono che è rigido. No, anzi, è molto presenzioso, sì. Però Enzo, perdonami. Docile. Perdonami fratello genio, no, siccome Giovanni sosteneva in sostanza che dietro questa azienda ci sono valori e tra questi valori c'è anche, come dire, la rete famiglia, ecco, io vorrei, come dire, una tua considerazione, perché sono parole importanti quelle di Giovanni. Giovanni sostiene che l'azienda in questo 2023 è andata bene, c'ha una storia di più di 70 anni, ma dentro, diciamo, la qualità dei prodotti che andate poi naturalmente a distribuire in giro per tutto il mondo, fra poco ne parleremo, c'è dell'altro, ci sono valori e identità differenti. Probabilmente Buscema è tale anche perché dietro Buscema c'è la famiglia Buscema, magari una famiglia allargata fatta non solo di parenti e di DNA uguale a quello di Giovanni, ma anche di altri collaboratori. Questo è un po' il senso di questa nostra riflessione. Ma certamente, perché questi sono i valori che nostro nonno ci ha inculcato già da piccoli. Cioè, noi abbiamo questa azienda, ma per noi siamo una grande famiglia. Cioè, tutti i collaboratori, ognuno ha il proprio ruolo, ognuno fa parte di questa famiglia. Noi mettiamo l'anima e il cuore nei nostri prodotti, come ci insegnò mio nonno. C'è una parte femminile della famiglia? Della famiglia, intanto c'è mia sorella di là, ecco pure. Eccola qua, eccola qua. Ti chiami? Sara. Sara è la parte femminile della famiglia, è la parte importante. Eh sì, le donne sono importantissime anche in una società. Se guardi in camera è ancora più bello, ecco qua. Salvo, vuoi fare qualche domanda? Sara? Sì, no, volevo chiedere, io so qual è la verità. Allora, lui si presenta proprio impeccabile. Il genio è il primogenito, ma chi riesce a girare la minestra siete voi donne. E così, esatto. Parlo sempre dal punto di vista aziendale. Esatto. Le donne sono sempre un fulcro principale. Purtroppo la società ancora oggi non crede, no? Soprattutto anche a livello salariale, è un tema importante questo. Famoso gender gap. Ma non la nostra, per fortuna, perché attualmente molte componenti di operai all'interno della nostra azienda sono donne e c'è una grossa quota rosa nell'azienda, quindi siamo anche felici di questo, è importante. Torniamo fra poco in piazza. Giovanni, voi fra l'altro voi prendete parte e partecipate anche a grandi fiere dove presentate appunto la vostra produzione. Sì, vari eventi che si susseguono poi nel corso dell'anno o alcuni eventi che sono biennali, quindi tra le più importanti fiere. Ecco, negli ultimi anni per via Covid, insomma, abbiamo deciso un attimino di non presenziare. Ci siamo impegnati poi l'anno prossimo, ecco, a presenziare tra le fiere più importanti, la Nuga, la Fiera di Parma, il SIA di Parigi, insomma. Abbiamo grandi obiettivi per il prossimo anno e non solo. Ma dimmi una cosa, già oggi Buscema, cioè non lo trovi solo, diciamo, a Crotone, no, questo è quello che voglio dire. No, assolutamente, i nostri prodotti, noi siamo anche, produciamo conto testi, quindi siamo dei co-packer, quindi produciamo a marchio di tanti altri grandi marchi, tra i quali Coop, Conad, Insi, insomma, abbiamo vari committenti.
e non solo, siamo ovviamente dislocati un po' in tutta Italia in canali distributivi, non solo della GDO, ma quindi Horeca e insomma dettaglianti, insomma abbiamo una grande insomma rete vendita che contiamo di allargare nel prossimo anno, insomma. Posso chiederti se la distribuzione è, come dire, uno dei servizi interni alla vostra azienda o se la esternalizzate? No, non la curiamo direttamente noi, ma l'abbiamo esternalizzata nel corso degli anni tramite la nostra rete vendita, che sia in Calabria ma sia non solo, perché questo ci permette di un attimino redistribuire, contenere un attimino i costi ed efficientare soprattutto la logistica e quindi le consegne, perché le tempistiche oggi, certo, sono fondamentali, sono fondamentali. Siamo in un mondo iperglobalizzato dove tutto è subito, tutto nell'immediato, e quindi questo ci pone insomma a guardare anche con un occhio ed essere molto molto attenti su questo. Mi puoi dire quanti posti di lavoro Buscema in questo 26. Momento? 26, siamo orgogliosi e fieri di averne 26 posti di lavoro. Mi permette, io dico sempre anche ai nostri collaboratori, per noi qui al sud tante volte si guarda alle grosse aziende, le grosse realtà, no, ecco. Ma i veri miracoli le fanno le piccole e medie imprese in Italia, che rappresentano più del 95% oggi. E la nostra realtà, all'onore della cronaca, tante volte viene messa no, in fondo alle classifiche per vari motivi, e il vostro lavoro insomma di cronaca ve lo impone di dire questo. Ma voglio raccontare una storia, sì, che è fatta, come dicevo prima, di valori, di visioni, di missioni. E per noi è fondamentale, i nostri collaboratori, cioè mantenere anche un soltanto posto di lavoro. L'altra sera pure dottor Spanò pure si parlava appunto di territorialità, ospitalità, territorio, ma tutto in contesto poi, ecco, di rete. Noi facciamo il nostro, l'azienda Buscema si è sempre contraddistinta, perché diceva pure prima mio fratello, che cos'è l'azienda? È semplicemente una estensione nostra della famiglia, per come è stata impostata. Noi non li consideriamo collaboratori, ma li consideriamo parte della famiglia. La condivisione di valori, la visione, la premialità, ecco, l'iniziativa, l'integrità, cioè tutto quello che da ogni persona riesce a dare. Io adesso vedo queste immagini dietro il video che abbiamo fatto l'altro giorno e mi emoziona sapere che dietro questa nostra storia, anche nel nostro territorio, di tante altre aziende, di tante altre piccole eccellenze che possiamo raccontarne, qui a Crotone, qui nel sud d'Italia è possibile, con difficoltà, perché siamo soggetti, come dicevo all'inizio, a vari problemi strutturali, logistici, insomma, di servizio e di supporto anche alle imprese. Quindi noi mi sento dire che realizziamo questo piccolo miracolo, perché è un miracolo, perché noi creiamo lavoro, teniamo l'occupazione, ed è quello che muove l'economia di un territorio e di una nazione. E noi lo vogliamo dire, ecco, questo nostro lavoro è frutto appunto di questo, di valori, sinergie, ecco, di stare insieme, condividere un unico obiettivo, che non è soltanto mantenere i posti di lavoro. Noi nei prossimi anni mi sono ripromesso di integrare anche altre politiche riguardo alla sostenibilità ambientale, quindi che riguardano non soltanto la governance aziendale, ma che riguardano l'ambiente e che riguardano appunto la nostra società. Diceva anche un grande, che mi piace prendere a prestito, no, di Roberto Cucinelli, una parte deve essere dell'azienda, una parte deve essere investita, una parte dei dipendenti, ed una parte ci impegneremo anche ad abbellire il mondo attraverso opere ovviamente socialmente utili e culturali. Questo è uno dei nostri obiettivi futuri. Giovanni, a me piace spesso dire, voi dovreste, voi imprenditori, diciamo, ecco, che esercitate l'attività imprenditoriale in territori difficili come il nostro, dovreste avere un premio a prescindere, perché chi fa attività di impresa, chi ci mette del suo, chi rischia, perché senza il rischio non c'è attività di impresa, in un territorio come il nostro, e poi magari raggiunge anche obiettivi importanti, occorrerebbe intanto aver riconosciuto una sorta di premialità. Però dimostrazione che quando ci si crea determinazione, ed avendo ovviamente un prodotto di qualità senza il quale difficilmente si potrebbe stare sul mercato, dimostrate che anche un territorio come il nostro può raggiungere livelli importanti di economia, in caso anche di produzione, posti di lavoro. Un po' da questo imprenditore, abbiamo comunque una società che è un po' sfibrata, purtroppo stiamo sentendo, stiamo anche raccontando
delle difficoltà che attraversa la Abramo Customer Care, sì. Lì insomma si parla anche di centinaia di posti di lavoro che potrebbero essere perduti da qui a breve, si parla di cassa integrazione a zero ore, Dio non voglia. Ecco, quindi in un territorio simile comunque siete quella buona pratica che secondo me noi dovremmo seguire. Noi per questo appunto dicevo, noi la vogliamo... Insomma, ci sono. Ma io quel messaggio che voglio lanciare, ecco, pure agli atti imprenditori, non vogliamo raccontare la parte bella di questo territorio, la parte dove noi ci crediamo, la parte che è fatta di tanti talenti, anche noi nella nostra azienda crediamo tantissimo nella formazione, nell'innovazione, in questo processo di cambiamento continuo, e non ci stancheremo mai di poterla dimostrare, raccontare insieme, come dicevo, non soltanto la Buscema, ma il nostro territorio. È possibile, sono 73 anni e mi auguro che lo potremo raccontare anche alle generazioni future che verranno. Intanto vedevo pure che c'era qualche altro nostro collaboratore che si stanno sbracciando. No, io ero rapito dalle parole di Giovanni, per cui guardavo solo lui. Innamorato della signora Buscema pure. No, gli altri soci nostri sono voluti. Se mi date, ok, prendo la linea io. Allora, io avevo qua accanto Camilla che si occupa del servizio qualità dell'azienda Buscema. È un compito molto difficile, molto importante. Molto importante e impegnativo. Innanzitutto buonasera a tutti, volevo fare un ringraziamento alla ditta Buscema di avermi accolto veramente come una famiglia e sono contenta di far parte di questo gruppo. È veramente un orgoglio per il nostro territorio e per quello che appunto rappresentiamo, i prodotti tipici calabresi. Camilla, tu da quanto tempo lavori con il gruppo Buscema? Io lavoro da 6 mesi, però è come se fossi da una vita. Si è trovata proprio in maniera perfetta, è veramente una grande famiglia. Sì, mi trovo molto a mio agio e sono contenta appunto di far parte. Ok, allora c'erano anche altri elementi del gruppo Buscema, ragazzi, ecco qua, sono tutti quanti timidi, sono timidi. Sono lavoratori, questa è la verità, sono lavoratori, non... Ma però sono molto timidi, ma sono dei grandi lavoratori. Certo, io sono da 37 anni che lavoro in questa azienda, quindi ti lascio immaginare, insomma. Lei si occupa in particolare di quale parte della produzione? Allora, diciamo, vabbè, dopo 37 anni si può... Penso che sia tutto, insomma, sono tutto fare. Ecco. Nome qual è? Salvatore. Salvatore, mi hanno detto che è uno dei pilastri dell'azienda Buscema. 37 anni, se non c'è lui non si muove nulla, è vero? Io mi auguro che arrivo fino alla fine, insomma, no? Alla pensione. Bisogna chiederlo a chi comanda gli altri. Certo. La volontà, d'altronde un'azienda che ha 73 anni di storia. È proiettata verso un futuro roseo, vero Salvatore? Certo, assolutamente. Sono cresciuto con il nonno, poi con gli zii, adesso con i nipoti, con Giovanni, Francesco, tutti gli altri, quindi mi auguro, diciamo che stiamo facendo bene, ecco. Non ci sente nessuno, ma la cosa più buona che fa Buscema qual è? Non ci sente nessuno. La cosa più buona, tutto. Proprio ok. Lei tutto. Quando, ma ogni bella piccantina, dai. Ah, quella piccantina, è una roba che non piace a me, è quella più buona, capito? Vabbè, la facciamo doccia per lei, eh. Qual è il prodotto più venduto? Allora, si oscilla tra i peperoncini al tonno, ma lì è questione che se la vede proprio mio fratello. Che abbiamo sia la fungata mista che la piccantina, sono i due prodotti di punta. È il prodotto più difficile da realizzare che vi ha fatto veramente ammattire prima di riuscire a chiudere la linea di produzione, qual è stato? Ma negli anni dovresti chiederlo a lui, io penso l'antipasto. Sì, l'antipasto. L'antipasto ci è voluto un bel po' per portarlo al punto giusto. Della preparazione, insomma, i sapori sono importanti, le spese sono importanti, quindi c'è sempre l'innovazione, la ricerca di portare sapori nuovi e portarli base, a casa, insomma. Alla base, se non c'è la qualità dei prodotti, hai voglia. Quella cosa più importante è quella, la qualità. Va bene, Salvo, grazie. Buona via di nuovo a te.
No, allora, no, torniamo qui in studio. Intanto ovviamente buon lavoro, ma per il momento buona fine d'anno e buon 2024 a tutti i collaboratori e alla famiglia Boucher. Ma intanto mi tengo per qualche altro minuto Giovanni, al quale intanto volevo chiedere quali benefici ti aspetti, diciamo, da questo avvenimento del 31 dicembre? Allora, io, come ho detto prima, parlando anche con Michele Venire, intanto è una cornice meravigliosa quella che si sta presentando in questo film 2023. Ma la cosa più bella è che mi voglio immaginare, voglio pensare, voglio credere che non sia la fine eventualmente di soltanto un evento spot, il Capodanno Rai, ma che sia l'inizio veramente di quelle famose sinergie delle quali si parlava pure nelle altre serate, e alla quale io veramente mi accingo, mi spingo a volerci credere sempre di più. Abbiamo tanto, lo stiamo guardando, non stiamo parlando di territorio, ospitalità, enogastronomia, patrimonio socioculturale, no? E tutti quanti noi quando andiamo fuori, viaggiamo, ci rendiamo conto delle bellezze alla fine del nostro anche territorio e quelle che possono essere le potenzialità. Questo mi auguro che sia foriero poi di tante altre iniziative. Si faccia convergenza a livello istituzionale, si faccia rete di imprese con un unico solo grande obiettivo, ecco, far conoscere la nostra terra, far ovviamente rientrare tutto quello che negli anni purtroppo è andato perso in termini di risorse, in termini di capacità di strategie anche amministrative, ma per me c'è tempo, ci sono i presupposti per aspettarci un buon 2024. Questo è quello che immagino abbiano detto un po' tutti gli ospiti che sono arrivati in queste sere, e non deve essere veramente soltanto un ripetere, un susseguirsi. Io ci credo fortemente. Esatto, bisogna assolutamente essere determinati. Al di là dell'evento che possa essere più o meno visto, contestato, ma con tutti i sempre nel caso, è un evento meraviglioso. La città merita questo, noi crotonesi meritiamo questo qua, ma possiamo puntare molto più in alto, a diventarlo, farlo diventare strutturale. Esatto. Il Capodanno Rai non verrà tutti gli anni, bene, ma ci sono i presupposti per poter ospitare anche attraverso poi il vostro contributo, certo, racconti quotidiani, questa nostra bellissima realtà, perché è fatta veramente di tanta gente per bene, di grandi lavoratori e di persone capaci. Dove sarà il 31? Lo guarderai da casa? Credo, visto che credo lo guarderò da casa. Lo guarderai da casa. C'è qualche preferenza? Abbiamo sentito, il volo è in testa a questa sorta di classifica virtuale che stiamo realizzando noi. Però Annalisa, se la cavicchia, perché ha preso 2-3 voti anche. C'è qualche cantante particolare? Io amo la musica in particolare, quindi in genere tutti i tipi di jazz. Sono un amante soprattutto anche del jazz e della musica classica, ma non disdegno minimamente ovviamente tutta la musica contemporanea, pop, insomma. Io amo l'arte in tutte le sue forme, quindi massimo rispetto per qualunque tipo di artista, qualunque sia la forma, l'importante è che sia bella, che sia funzionale, che sia estetica, ma che trasmetta anche dei valori fondamentali, perché l'arte è anche questo, no? La nostra è un'arte eventualmente gastronomica al pari di tutte le altre arti, e quindi insomma mi guarderò bene, insomma, con piacere questo evento. Assolutamente sì. Giovanni, è stato bello per me, ecco, perché è la prima volta, fra l'altro, che dialoghiamo. È bellissimo anche per me. Ti faccio ovviamente i miei migliori auguri, soprattutto un buon 2024. Intanto adesso ovviamente vivremo anche noi, vivrai anche tu, tutta la famiglia Boucher, ma questa fine d'anno e appunto il 31 dicembre, come è giusto che sia, a casa con i familiari, con le persone a noi più care. Ma mi sento di dire tanti grandi e cari auguri soprattutto per il 2024, perché sono sempre più convinto che attraverso la passione, la determinazione, la capacità del mondo delle imprese questo territorio potrà davvero cambiare. Quindi buon vento anche a te e a tutta l'azienda Boucher. Grazie a voi di nuovo, grazie a tutta la famiglia Esperia, e conto veramente presto di poterci rivedere anche eventualmente in azienda, tra l'altro, perché Esperia ha gli studi attaccati. Noi siamo, praticamente, siamo, quindi ci vediamo a passo lì. Mi auguro che ci rivedremo spesso, esatto, e ci vedremo magari un po' più spesso, non soltanto per deliziarvi con i nostri prodotti, ma anche insomma per fare anche due chiacchiere, perché è anche bello questo. Grazie a Giovanni Boucher. Ma sono le 19:25 in questo momento. Enzo, tu hai qualche altro ospite? Luigi Saporito, che è in giro, dove si trova? Luigi è sempre operativo anche lui con lo zainetto? No, Luigi dov'è? Ah, deve andare via. Allora io e Giovanni ce ne andiamo a mangiare la piccantina, ok? Pubblicità e poi torniamo.